Padre Tonino è un prete missionario piemontese, dal 1989 impegnato a Giangani, villaggio che ha fatto praticamente sorgere e crescere. Erano poche decine di bambini quelli della sua scuola all'inizio, ora sono più di 3.200 i bambini e i ragazzi che hanno la possibilità di vivere con dignità la propria vita e costruirsi il futuro con il lavoro delle proprie mani. Dove si trova Giangani? Da Parigi ci vogliono 10 ore per arrivare ad Antananarivo, capitale del Madagascar che ha 5 milioni di abitanti, cioè quasi un terzo degli abitanti dell'intero Madagascar, e che si trova in montagna a 1800 metri d'altezza. Dalla capitale, per arrivare a Giangani, ci vogliono altri 800 chilometri, sull'unica grande strada asfaltata del Madagascar, che è una strada di montagna con una sola carreggiata. La gente si sposta molto a piedi. Il panorama cambia molto man mano che ci si sposta. Verso Giangani si incontrano piccoli villaggi. Fino al Ponte Progresso, che si chiama così perché ha tolto Giangani dall'isolamento. Quando piove, l'acqua supera il ponte di oltre 6 metri e il ponte resta sommerso. Poi, quando non piove più, il livello dell'acqua scende e si può di nuovo passare sopra il ponte. Costruito con Don Tonino, ha richiesto ingegno, soldi, fatica e tanto tempo. Il Ponte Progresso si trova sulla strada che collega Yoshi a Betroka. Su questa strada, facendo una T, c'è quella che porta a Giangani. Il villaggio di Giangani è nell'altopiano di Morombè, a sud del Madagascar. È un villaggio piccolo, ma un gioiello in mezzo alla brusa e alla savana. Visto dall'alto è molto verdeggiante, come un'oasi del deserto. Tutto il territorio è come una vasta pianura, interrotta qua e là da qualche collina e attraversata da numerosi fiumi. Siamo a 100 km da Yoshi, a 100 km da Betroka e a 100 km da Ranoira, a nord-ovest. La posizione centrale di Giangani è molto importante per lo sviluppo di tutta la regione. Infatti è al centro delle tre più grandi città del sud del Madagascar, anche se al tempo stesso è un po' lontano dalla città e questo spesso diventa un problema. Il comune di Giangani, negli ultimi anni, ha visto crescere tantissimo il numero degli abitanti, grazie alla scuola fondata da Padre Tonino, che insieme ai bambini ha fatto avvicinare moltissime famiglie. Più di metà della gente di Giangani ha meno di 15 anni.